Ma non viene finanziato dalle regioni, viene finanziato dai cittadini, perché, ripeto, così come è stata pensata e proposta la legge di bilancio, le risorse, vengono inevitabilmente da un taglio ai servizi alle persone o in alcuni casi addirittura dal rischio di aumento di ticket e di imposizioni locali. E quindi bisogna raccontare la verità. Se passasse questa proporzione di tagli anche alla sanità, perché tecnicamente sarebbe impossibile non intaccare la sanità, è possibile che alcune regioni vadano in disavanzo sanitario e per legge quindi scatterebbe a livello regionale di alcune regioni un aumento dell'IRAP.